Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Hyperdimension Neptunia Rebirth 1. Io sono Leone e siamo qui oggi per continuare la trama. Informazioni. Mi dovrebbe dare un oggettino nuovo. Purple Ray, grazie. E ok, niente di che. Ora, dove vogliamo andare? Chi mi serve? Ok, questa sarà l'ultima. Non mi ricordo se vengono anche le CPU dopo che le battiamo, dopo che le aiutiamo. Spero, spero tanto. Quindi, Vert o Noir? Vert. Lady Vert, noi siamo venuti ad aiutare. Oh, Dea, Ify, sono così felice che tu sei venuta per me. Un sacco di tempo che non ci vediamo, dall'anno, ovviamente. Quindi, come vanno le cose dalla tua parte, Vert? Noi abbiamo trovato finalmente l'arma. Noi abbiamo trovato l'arma leggendaria. Guarda, te stessa. Wow, questo arco è. È tutto. Cioè, è tutto sporco. Cioè, vecchio, arrugginito. Non è arrugginito, in realtà, non mi viene il termine esatti. Perché sarebbe tipo. È ridotto male, ecco. Io presumo che. Che viene da. Che è così. Dal nostro. Diciamo dal nostro deposito. Non ha preso aria. L'aria non ha posto. Cioè, non, il posto non ha aria, dopo tutto. Questo non viene molto in aiuto, comunque. Sì, da aggiungere a questa grandezza è troppo grande per me per poterlo impugnare. Quindi, perché non usare le parti per fare dell'arco per fare una lancia, le diverte? Odea, che splendida idea! Tu sei veramente la mia Iffy. Ma il problema è come? Io penso che la maggior parte dei. Non mi viene il termine. Dei fabbri non sarà capace di fare un così drastico cambiamento. Qual è il problema? La nostra quest. La nostra missione di emergenza inizia stanotte. No, non quello. Vuoi lasciare alla Loan di fare il crafting? Cioè, l'artigianato della creazione, ok. Puoi farlo? Sì, ho fatto un po' di. Ho imparato un po' a fare il fabbro e a craftare mentre ero alla station. Molto bene, Lan Lan. Ti lascerò questa arma alle tue cure. C'è qualcun altro che noi possiamo aiutare? C'è qualcos'altro in cui possiamo aiutare? Posso chiedere se tu puoi. Se voi potete trovare i materiali per il crafting? Perché? Certamente. Vert è stata aggiunta, grazie. Una dea che può usare HDDD. Sì, è importante. Tanto importante. Ok, abbiamo anche il tempo, visto che abbiamo scelto, di poter leggere i blog, quindi poche parole. Informazioni intanto, Cat e Newbie Hunter. Datemi i plan per poter cambiare qui. Thank you very much. CPU blog, Regal Enjoyment. Divertimento regale. Salve a tutti. È passato un po' di tempo dall'ultima volta. Io voglio introdurvi ai divertimenti qua, ai piaceri qua all'inbox. Ce ne sono molti, ma di particolare, ma di particolari sono i nostri party pubblici. Ci sono un sacco di party che hanno luogo, che hanno luogo per svariate persone all'inbox. Recentemente il trend è sono il trend è divertirsi a multi occup cioè a più occupazioni, a parti con più occupazioni. Noi abbiamo party anche per i bambini comunque. Ma avendo i bambini che attendono cose del genere, loro impareranno la loro che farò parte. A cose del genere, attendono a far parte a cose del genere, loro hanno impareranno le maniere, l'educazione, dai, per il loro futuro. Quindi questo è tutto per oggi sui divertimenti, sui piaceri dell'inbox. Spero di incontrarvi voi tutte al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Perché me la immagino tipo sofisticatissima? Comunque, CPU di lui. Il gaming a lui. L'aggiornamento di oggi è un pochettino a proposito della cultura di Louis. Qua i bambini, qua sia bambini che i più vecchi, giocano come una famiglia. Gli piace giocare come una famiglia. Questo è tradizionale per chi vive a Louis.
Il tempo è meglio speso se ognuno si diverte in compagnia. Così tante attività, oh, con così tante attività ognuno sta anche in forma. Così in forma, che anche i più vecchi possono giocare ai videogiochi. Non è fantastico? Comunque è brutto a dire, qualcuno prova a fregare i nostri vecchi. Patetico. Per questi scammers. Io sono abituato a chiamarli scammers perché proprio hanno quel nome online. Per questi truffatori, considerate questo un messaggio a voi. Io vi caccerò e vi ucciderò. Poche parole. Io vi caccerò. Dai. Beh, questo è finita stranamente, ma alla prossima volta. Ok? Mentre invece il Colosseo me lo devo far vedere. Magari faccio vedere una battaglia ora. Ecco qua, mentre invece questa è l'ultima cosa, è allena alla station. È ora di farvi vedere il Colosseo. Facciamo qualcosa di facile, facile. Ok, facciamo questa qui che è Red Eye. Mi dà Nepal. No, facciamo questa. No, questa G. Ok, questa qua, dai. Vai, dovrei poterla reggere in teoria. Spero. Non ho messo. Oh, sono pirla, non ho messo cosa. Però vabbè, fa nulla. Come vedete, Colosseum sono battaglie contro nemici. Quindi definibili anche nemici a caso. Molto semplicemente. Non ci possiamo fare tanto, dobbiamo semplicemente combattere. E andiamo avanti. Non molto da dire. Danno un sacco di reward, più o meno. Quelle del DLC danno un sacco di reward. E sono molto facili di solito per guadagnare esperienza. Anche se il metodo migliore per guadagnare esperienza non è questo in questo gioco. Ma è da un nemico particolare che si trova nel dungeon precedente di nome Tiamat. Che quello lì farmato serve per farmare da 75 fino al 99 in teoria, o più. Poi vabbè, in realtà senza DLC, perché con i DLC ci sono anche altri metodi appunto nel Colosseo. Ma io non avendo i DLC, non avendo comprato i DLC. Questo qua sta schivando l'universo da parte di Compa, vabbè. Non avendo comprato i DLC, io non posso farlo. Vi sto facendo vedere giusto perché sì. Visto che ci sono, vi spiego come mai, da dove derivano tutta la roba di Magis, anche se qua non possiamo vederla. Magis praticamente è la citazione al protagonista, di cui non dico i nomi, dal protagonista maschile di Steins Gate. E infatti lui era solito chiamare a caso, cioè prendere il telefono a caso e parlare di una fantomatica organizzazione. E definirsi uno scienziato pazzo. Ok, vinta comunque nel frattempo. Infatti Magis è propriamente una sua. Non copia, una sua citazione. I vestiti invece derivano da due protagoniste femminili, non le principali, secondo me almeno. A me mi sta più simpatico un'altra di quella serie. Magari se ve la guardate ve lo dico anche nei commenti. Sì, anche la bibita, la Doc P. Non mi ricordo se era quello il nome, perché nell'anime è Dr. Pepper, tipo. Qua mi sa che Doc P. È una citazione appunto a sempre all'anime di Steins Gate. Ed è una bellina citazione, molto carina. Ok, entriamo almeno nella Geese Forest. Video più brevi ultimamente. Ma non posso farci tanto, scusatemi. Quindi qua è dove i materiali sono. Parlando a proposito di questo, Vert, cosa è successo al tuo falso? Lei era più interessata ai videogiochi, quindi è stata disarmata e i fratelli la stanno controllando. Perché sembra che i tratti sbagliati sono stati copiati da Vert? Quindi dove possiamo trovare i materiali per la lancia? Secondo Lan Lan, da qualche parte in questo dungeon. Ehi, Neptune! Oh, questa voce! Wow, io non posso credere che noi ci siamo incontrati in un posto del genere. Siete voi al lavoro? Yup. Cosa stai facendo qui, Tekken? Beh, io ho sentito di rumori a proposito di Lady Vert in HDDD, che stava qui in giro. Quindi sono venuto a controllare. Tutte le CPU stanno agendo in modo strano e causando casini. Quindi, Lady Vert? Oh, dea, considerando. Oh,
Io non avevo ottenuto nessuna parola di. Non ho ottenuto. Cioè, non sapevo nulla. Considerando che io non ho ottenuto nulla di questo, questo significa che loro si stanno riposando. Lo sapevo. Posso venire anch'io, intendo. Io sono un pochettino sola qui. Assolutamente, positivamente sì. Io ti stavo per chiedere lo stesso. Visto che io non posso usare l'HDD, sarebbe d'aiuto se tu ti unisci. Ok, spero che noi potremo lavorare bene insieme di nuovo. Sì, st stessa cosa per me. Tekken è stata aggiunta. Ok, Tekken dovrebbe essere. Ah, Tekken mi ricordo che prendeva botte da orbi a volte. Infatti, vitalità fisica, ovviamente. Vitalità altissima. Sì, ricordavo bene in certo senso. Tu non puoi usare HDD, maledizione a te, però ti metto a posto di AF. Perché sì, perché sì, perché sennò ci esco di testa e arriviamo qua. Bene, questo video non so se chiuderò già da ora perché sarà veramente. Ok, facciamo almeno una battaglia perché sennò mi sento in colpa. Un'altra battaglia perché mi sento assolutamente in colpa, però non può durare tanto perché sono nei casini in sti giorni. Vi chiedo scusa. Tanto scusa. Però se no non riesce a caricare in tempo e se non carica in tempo sono nei casini. Mi dà fastidio lasciarvi senza programmazione. A posto di lasciarvi senza programmazione preferisco fare un video un po' più corto e chiacchierare con voi. Quantomeno quello che abbiamo imparato oggi in questo video è molto semplice, che sì, anime consigliati da parte di Leone Steins Gate. Molto consigliati, veramente bello. Se vi piacciono i viaggi nel tempo, ve lo consiglio. Facciamo un'altra battaglia. Almeno così. Così per. Ma quindi non può trasformarsi in HDD, mi stai dicendo? Cioè, mi stai dando questa brutta notizia, gioco. No, ah, sì, che si può trasformare in HDD. Tesoro caro, eh. Allora, perché mi dici di no? Almeno ho letto io male, di sicuro. L'ho usata giusto perché sì. Perché sì, perché assolutamente sì. Avevo voglia. Eh sì, let's spear, visto che ci siamo. Intanto devo uscire dal dungeon. Non 9.999, dobbiamo rompere quell'indicatore di 9.999. Ok, qua dovrei potergli eliminare tutti con lei. No, tranne Max. Che palle. Vabbè. Ora, eliminiamolo. Neptune, vai. Terra di Drive. Perfetto. Ok, Raini Ratnaputra, un nuovo attacco. Che andiamo a vedere a sto punto. È un attacco SP se non erro, ho letto bene? Sì, Raini Ratnaputra. È un attacco fisico, quindi non proprio il suo forte, però godetevelo. Non è il suo forte perché lei fa attacchi magici normalmente, però non possiamo farci troppo. Se hai imparato questo, hai imparato questo. Te mi spari invece contro questi due. Nap Brick come primo attacco. Terra di Drive. Terra di Drive. E Dual Edge. Giusto perché sì. Attaccami lei che è tanky. Non tanto, ma è tanky. Sì, le CPU sono molto sgrave in questo gioco. Anche se in realtà, da quello che so, dovrebbe essercene una più forte tra le CPU. È quella che ho citato. Cioè, scorso episodio, fine. Per quanto riguarda le attacchi X-Drive ed è Plutia. Plutia? Non mi ricordo il nome, perché non me lo ricordo. Lei dovrebbe essere più sgrava come CPU di Neptune. E devo concludere già qui. Cioè, purtroppo, scusatemi, ma non esce il video. Maledizione. Così quasi non li monetizzo questi, anche se non ci guadagno nulla praticamente. Mi dà fastidio. Quindi, per questo video qua da Leone è tutto. Spero che il video quantomeno vi sia piaciuto e non sia troppo corto, troppo troppo troppo. Vi chiedo scusa ancora. Ciao a tutti ragazzi, a un prossimo video. Ciao a tutti!